Bella a tutti i lupacciotti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Marcel De Garda e oggi come potete vedere siamo su FIFA 18 ragazzi perché ho deciso anch'io di portare la demo anche se penso che l'abbia portato solo Just Ron ed è diciamo quasi un onore fare un video dopo di lui, però ho visto che c'era la demo e quindi ho detto vabbè ora una partita insieme per vedere un po' le dinamiche del gioco ce la faccio. Ci facciamo la partita Real Madrid Paris Saint-Germain. Germain, sentite il mio francese italianizzato, un francese a merda. Comunque ragazzi, non vedo l'ora di provare questo gioco perché anche perché io non è che sia un grande amante di FIFA, cioè non ci gioco, però non è uno dei miei giochi preferiti, diciamo che preferisco altri tipi di giochi. Come potete vedere bene nei miei video, io preferisco i giochi di combattimento, ogni tanto quelli di sparatorio, però scusate un attimo, visto che si faceva così, perfetto, ecco qui, ora possiamo giocare, eccoci qua ragazzi. Allora il gioco lo vedo un pochino più, a parte visivamente è migliorato molto e ci sta molto. Molte cose nuove, ora non ve le so dire tutte, però già per esempio nello scatto i giocatori già si capiscono di più, invece in FIFA, ed ecco qui il primo gol, vabbè raga, è Cristiano Ronaldo, non potevo segnare con Cristiano Ronaldo, cioè, boom ragazzi, ci sta, 1-0, Real Madrid Paris Saint-Germain così, senza nessuna aspettativa, vabbè penso che sia il giocatore più forte in FIFA, cioè non lo so perché comunque visto che è una demo ci sono giusto poche squadre e non posso mettere a confronto per esempio Messi e Ronaldo, però il gioco come stavo dicendo è molto più articolato, questo me ne sono accorto anche prima mentre stavo giocando da solo giusto per riuscire a capire già le diverse articolazioni del gioco. Solo una cosa non capisco, nei contrasti per esempio mo, se non sbaglio col cerchio con la PlayStation e con B con l'Xbox, guardate si carica, ora non so se sia il livello di carica del contrasto oppure è solo una cosa della demo, cioè questa cosa non l'ho capita e spero di capirla, che non è che mi dà fastidio, però diciamo che non è molto bella da vedere. Stavo per fare il secondo gol, però non me la sono giocata bene, questa cosa mi dispiace. Ok, ora facciamo un bellissimo cross e non l'ho presa perché io i cross non li so fare, benissimo. Allora, io sapevo che c'era ancora il bug tipo del primo palo, così se non sbaglio, allora dovrebbe andare così, oh sì, sono bravissimo a fare i bug ragazzi. Allora, doveva uscire in questi giorni un video dove spiegavo alcune cose per degli aggiornamenti sul canale. Ora non penso che ve lo spiegherò ora perché come ho detto voglio analizzare insieme a voi FIFA. Però allora cercherò di riuscire a capire un po' i cambiamenti. Allora, se non mi sbaglio, i giocatori che sono stati un pochino resi più scarsi, diciamo così, se nel Real Madrid pare che non ci siano tanti cambiamenti, se non sbaglio. C'è sempre il 9 Ronaldo 94, se non mi sbaglio anche Messi ancora 94, questa cosa mi fa veramente piacere, che comunque sono due giocatori fortissimi. Ora non è che ho preso il Real Madrid per qualcosa, per dire ok così il gioco è più facile, no, è solamente che forse è l'unica squadra con cui io mi trovo anche in FIFA 17, cioè potevo anche portare dei video dove gioco online, però perderei ogni partita e quindi questa cosa non mi starebbe, diciamo, bene, perché non mi va di perdere ogni partita, che comunque non è che sia bravissimo io a giocare a FIFA, però ogni tanto se c'è il compagno si gioca il gol ragazzi, il gol. Allora, abbiamo capito che i colpi di testa sono ancora buggati come sempre. Questa cosa si è buona ma anche un po' brutta sul piano di gioco, diciamo così, però raga, basta che il video venga bene e che riesca a registrare tutto il video, se no metto solo un pochino le parti migliori e cercheremo di analizzare insieme con qualche video il gioco in sé, anche perché questi se mi segnano. Ok, cosa ha fatto Neymar?
Non lo so, io raga, ve l'ho detto, io non ho impostato niente, non ho messo niente, ho solamente levato l'audio del gioco, che comunque non è che mi serviva, è rimasto un po' di quello dello stadio, un po' del menu e un po' della telecronaca, però che non si sente perché comunque l'ho messo uno, infatti si dovrebbe sentire solo lo stadio, spero che si senta solo lo stadio. Comunque, non lo so, il gioco lo vedo molto più fluido, però mi sono accorto di una cosa, è molto lento nello scartare dei giocatori. Ora forse una cosa che è comunque una demo, ragazzi, cioè non si può aspettare il gioco in sé proprio. Però fatemi sapere qui sotto se volete tipo quel poco che ci sarà della demo del viaggio di Hunter, che io non sprecherò a non portarvelo, anzi se volete quello di FIFA 17 me lo porto perché ancora non l'ho finito e quindi io cerco di portare ogni tanto qualche novità sul canale, anche se a volte ci si riesce e a volte no. Comunque non penso che farò proprio tutta la partita perché non è che io mi diverta tanto a giocare a FIFA. Però il primo tempo è finito, già è una cosa. Sono cambiate un po' poche, ma il gioco è migliorato molto, specialmente visivamente, come ho detto proprio all'inizio del gioco. E questa cosa mi piace molto. Questa cosa è proprio una delle cose che mi piace di più. Vabbè, comunque allora facciamoci quest'altro poco di partita e vediamo un po', perché non penso che sia. Che si è messo i 4 minuti, perché comunque il video poi viene lungo e poi invece di fare un po' tutta la regolazione del video vi vediamo un pochino le impostazioni, cose così. Allora il visuale è così, non si possono vedere, l'audio come l'ho detto io lo avevo abbassato. Comunque diciamo che questo è il gioco in sé, carino, non ci potevamo aspettare di meglio ovviamente a FIFA, quindi usciamo dalla partita che comunque penso che la partita sia andata, cioè sia finita, che comunque ho vinto 2-0, ora penso che io l'ho avviato il gioco, cioè ho provato a giocare, quindi penso che sia tipo normale. Allora, l'impostazione diciamo che è sempre tutto uguale, poi abbiamo il viaggio di Hunter, ragazzi, se lo volete lo fate sapere qui sotto. A proposito, vediamo un po' le squadre che ci sono un pochino. Allora abbiamo il Vissel Kobe, che non so nemmeno dove gioco, cioè che squadra è. Poi abbiamo l'Atletico, il Boca, il Chelsea. Poi se in questi giorni se volete anche un video con tutto H, ragazzi, me lo dite, ci facciamo una bella partita a FIFA. Abbiamo il Bayer con Lukaku, se mi sbaglio si è acquistato quest'anno. Abbiamo la Juve, vabbè, ci dispiace per ieri di avere la Juve. Abbiamo il PSG, abbiamo il Real Madrid, il Toronto e basta, queste sono le squadre. Comunque ragazzi, io con questa bella faccia di Alexander, di Griezmann, di Gomez, se non sbaglio, di Ali e di Ronaldo specialmente, perché è lui l'uomo che quest'anno sta sulla copertina del gioco. Io vi saluto ragazzi, ho voluto fare solamente il primo tempo, solamente per capire un po' le meccaniche del gioco. Più avanti in questi giorni farò un altro video per vedere le altre meccaniche. Questo è solo un video di prova per vedere se vi poteva piacere oppure se non vi poteva piacere. Mettete qui sotto un bellissimo mi piace per farmi capire che vi piace il video ovviamente. Qui sotto un commento se volete il viaggio di Hunter, quel poco che ci dà la demo. E condividete questo video se volete aiutarmi a crescere, ovviamente iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Io vi saluto, ciao lupi, ciao lupacchiotti, ciao lupe, ciao lupacchiotte, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella.